Non si giocherà la prima giornata del campionato di Serie A prevista per domani e domenica. L'ufficialità dello sciopero è arrivata oggi, una battaglia tutta interna tra società e calciatori che non piace ai cittadini, a ETG commenti dei tifosi rossoblù. Esplode la polemica sui ticket sanitari in Emilia-Romagna. I parametri della regione penalizzeranno le coppie sposate che devono conteggiare l'intero reddito familiare rispetto alle coppie di fatto per le quali vale il reddito singolo. Critiche anche dal consigliere PD Maurizio Cevenini. Alle ore contate l'eccezionale ondata di caldo che da 10 giorni imperversa sulla nostra città. Da domani, dicono gli esperti, le temperature scenderanno di 7-8 gradi collocandosi al di sotto dei 30. In arrivo una settimana soleggiata ma dal clima gradevole. Indagato il medico che ha eseguito la biopsia sul 76enne deceduto 2 giorni fa al Policlinico Sant'Orsola. L'esame si era reso necessario per chiarire la natura di un nodulo, ma l'uomo aveva accusato sanguinamento e subito dopo era morto. Per la cultura è stata un'estate molto buona, l'assessore Alberto Ronchi si autopromuove e giudica positivamente la stagione che sta per finire. Nessun problema con i residenti e poche lamentele per la mancanza del concerto di Ferragosto, cancellato a causa della crisi. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. In apertura questa sera lo sciopero del calcio che questa mattina è stato ufficializzato nonostante un ultimo tentativo di conciliazione da parte dell'Associazione dei Calciatori. Non si tratta in realtà di un vero e proprio sciopero perché la partenza è solo rinviata e non c'è alcuna decurtazione dello stipendio dei calciatori, i quali chiedono l'applicazione del contratto su cui c'era già stato un accordo con le società, le quali invece sono irremovibili su 2 punti, il pagamento dell'eventuale contributo di solidarietà da parte dei calciatori e la possibilità di fare allenare separatamente i giocatori fuori rosa. Uno scontro molto duro che non si sa quando finirà e che al di là delle singole ragioni lascia perplessi e fa discutere proprio in un momento di grave crisi economica internazionale. Il Bologna, per bocca dei suoi principali rappresentanti, il presidente Guaraldi e il vice Setti, sostanzialmente dice che è stata una scelta delle società maggiori e che si è dovuto adeguare. Su questo tema sentiamo anche il parere del direttore generale del Bologna Zanzi, poi sentiamo anche il commento dei tifosi rossoblù, ma subito Zanzi. Sicuramente è un errore quello di rinviare il campionato. Credo che il dialogo, continuare a dialogare sia la cosa migliore. I calciatori, quello che sanno fare è giocare, avrebbero dovuto giocare e continuare a dialogare e lottare per quelli che ritengono essere i loro diritti. E in questo modo si penalizza soprattutto la tifoseria, tutti gli appassionati, tutte quelle persone che gravitano nel nostro mondo. E sicuramente sia stata la scelta più sbagliata. E sia Guaraldi che Setti hanno sottolineato che magari è stata una scelta più delle grandi squadre. Ma guardi, dietro poi possono esserci altre motivazioni di carattere politico-calcistico, motivazioni di carattere di interesse personale, tutta una serie di questioni. Io credo che entrambe le parti avrebbero dovuto percorrere la strada del dialogo all'infinito, però assolutamente continuare a giocare. Questo dunque il dirigente Zanzi, ma sentiamo anche il parere dei tifosi che questo pomeriggio erano fuori dal centro tecnico di Casteldebole, li ha intervistati Rita Mandini. Posso chiedervi un commento su questo rinvio del campionato, su questa... Come si fa che io non ci ho capito niente di come cosa c'è e cosa non c'è sotto. No, dispiaciuti almeno perché non inizia. No, io gli dico sì. Una cosa, io volevo incontrare la Roma domani, perché dopo domani non lo so. Ecco, questo glielo dico. Forse potevamo pareggiare con perché la Roma adesso. Sono anche dei furbicini che vogliono preparare le sue squadre e cose e gli altri gli danno niente. Quindi ha ragione Guaraldi, ha ragione Setti a dire che bisognava aspettare le grandi, che è per quello che si è rinviato il campionato. Ecco, per me sì. Ma secondo me penso che sia più che altro dei presidenti, più che dei giocatori. Si riferiscono loro perché forse avevano interesse che la cosa fosse rinviata alla fine, quindi alla fine è andata bene così, insomma. Quindi è d'accordo col presidente del Bologna, col vicepresidente? Sì, sicuramente. Dispiaciuto perché... Beh, adesso incontrare la Roma era meglio incontrarla adesso, visto che erano un po' in difficoltà, però pazienza. Ma la colpa lì è un po', diciamo, di tutto, dalla federazione, perché nel calcio c'è troppo interesse. Non è più come una volta, tipo anni 80, 70, ma invece tra la televisione, che se non fai gli orari che combaciano non ti dà...
E allora lì il calcio, anche loro sono lavoratori, giustamente la carriera è corta, 30 anni. Per una buona parte hanno ragione, però anche non è tutto giusto, creano anche dei disagi. Comunque per chi ha fatto l'abbonamento e magari anche se questa cosa si rinvia per mesi, insomma è un po' un disagio. Chiudiamo la pagina dedicata allo sciopero dei giocatori, ma restiamo in ambito calcistico sportivo. La provincia di Bologna è disponibile a trovare insieme al Bologna Calcio una soluzione per la costruzione di un nuovo centro sportivo del club, lo dice il vicepresidente di Palazzo Malvezzi, Giacomo Venturi, che nel pomeriggio ha incontrato il presidente del Bologna, Albano Guaraldi. Nei giorni scorsi questi aveva anticipato il desiderio di voler lasciare l'attuale centro tecnico di Casteldebole per il nuovo centro. Sono state fatte alcune ipotesi, tra cui Granarolo o Zola Predosa. Con l'incontro, ha confermato Venturi, abbiamo iniziato un confronto per individuare un sito. In questo percorso analizzeremo le proposte in campo e ci rivedremo nei prossimi giorni. Certamente la provincia è disponibile, ha assicurato, nel rispetto delle regole, a progetti che contribuiscano a stabilizzare e consolidare la nuova compagine societaria che guida il Bologna Calcio. Voltiamo pagine, torniamo adesso a parlare dei fantomatici ticket regionali sulla sanità. La soluzione che è stata trovata dall'Emilia Romagna dovrebbe garantire una distribuzione più equa dei rincari. Invece le coppie sposate pagheranno di più rispetto alle coppie di fatto. Vediamo. Al via da lunedì i nuovi ticket sanitari, cosa ormai nota. Gli esenti rimangono tali, ma molti dovranno autocertificare il proprio reddito, calcolato non singolarmente, ma sulla base del nucleo familiare fiscale. La cosa, sfuggita anche ai più entusiasti sponsor della manovrina emiliano-romagnola presentata dall'assessore regionale alla sanità Lusenti, pone però un problema. Una coppia di fatto pagherà di meno rispetto a una coppia sposata. Facciamo un esempio. I rincari dei ticket scattano per i redditi familiari superiori ai 36.000 euro lordi all'anno. Ciò significa che un marito che guadagna 20.000 euro e una moglie che ne guadagna 17.000 dovranno pagare di più rispetto al passato. Così non sarà per una coppia di fatto. Basta che il reddito personale dei conviventi non superi i 36.000 euro e il rincaro non scatta. Due conviventi possono dichiarare, poniamo, anche 35.000 euro a testa, in due farebbero 70.000, ma il rincaro sul ticket non scatterebbe. In tanti parlano già di vera e propria ingiustizia. Il presidente del forum regionale delle associazioni familiari, Hermes Rigon, solleva anche il problema del numero dei figli a carico. Mi pare un passo indietro, perché non si tiene conto della realtà del lavoro di cura che la famiglia ha e dei figli, della cura dei figli. E non penalizzare quindi anche le famiglie che hanno da uno, due, tre, quattro, cinque figli, ma tenere conto che il lavoro di cura è la cosa migliore, è quella che ci costruisce il nostro futuro. E un altro tema caldo è quello dei costi della politica, di cui tanto si parla. Fa discutere la notizia che riguarda i consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, che ricevono vitalizi anche dopo aver esercitato il loro ruolo per pochi anni, e anche gli eredi possono usufruire della pensione di reversibilità. Il presidente del Consiglio regionale, Matteo Richetti, chiede ulteriori interventi per ridurre i costi. Sentiamo Marco Rossi. In un periodo in cui la politica certamente non gode di buona immagine, arriva un ulteriore contributo a favore di chi parla di casta. Gli ex consiglieri e assessori regionali dell'Emilia-Romagna, infatti, potranno contare sul più o meno sostanzioso vitalizio maturato negli anni trascorsi in Viale Aldo Moro, assegni mensili che variano dai 1.060 euro netti dell'IDV Paolo Nanni per 5 anni di legislatura ai 3.668 euro riconosciuti al netto delle tasse al modenese ex Margherita Luigi Gilli, assessore dal 2005 al 2010, in consiglio regionale dal 92. I beneficiari del vitalizio regionale nel 2011 sono in tutto 148, ai quali si aggiungono 24 eredi di ex amministratori defunti che percepiscono un assegno di reversibilità. Così più o meno si arriva ai 4,8 milioni messi a budget alla voce vitalizi per il 2011, che potrebbero diventare oltre 5 milioni nel 2013. L'Assemblea legislativa lo scorso anno ha battuto un colpo assecondando il dibattito sui costi della politica con l'abolizione dell'emolumento a partire dalla prossima legislatura.
legislatura 2015. I diritti acquisiti però non sono in discussione e chi ha maturato il vitalizio non lo perderà. Luigi Gilli guida il ristretto manipolo dei 13 ex che incassano emolumenti superiori ai 3.000 euro. Ne fanno parte tra gli altri gli ex assessori Giorgio Ceredi, PC, beneficiario di un vitalizio da 3.660 euro netti, il ravennate Pier Antonio Rivola con 3.655 euro, Radames Stefanini, sempre PC, con pari importo, l'ex presidente della regione Lanfranco Turci con 3.657 euro e via via tanti altri. Un privilegio che non piace al presidente del Consiglio regionale Matteo Richetti, che sarà per il fatto di essere un moralizzatore per natura o sarà per aver incontrato appena adesso il re dei rottamatori, il sindaco Matteo Renzi, invita i consiglieri di Viale Aldo Moro a muoversi per ridurre ancora i vitalizi. L'azzeramento non è possibile perché sarebbe un provvedimento illegittimo che crollerebbe di fronte ai ricorsi, precisa Richetti, ma si può valutare qualche ulteriore provvedimento di riduzione graduale, ad esempio mettendo un tetto, sospendendo il vitalizio per chi ha un incarico pubblico. Anche la reversibilità a favore degli eredi pone qualche dubbio. La prima mossa spetta ai titolari delle proposte legislative, i singoli consiglieri o i gruppi. Io sono per la trasparenza, è giusto che si sappia chi percepisce i soldi pubblici, ma a tutti i livelli, dice Richetti, che conclude con una frecciata. Invece, quando ho scritto ai presidenti di Camera e Senato, Fini e Schifani, per parlare con loro di vitalizi, non ho avuto nessuna risposta. E su questi ultimi due temi, quello dei ticket sanitari e quello dei vitalizi, è intervenuto oggi il consigliere regionale del Partito Democratico, Maurizio Cevenini. Sentiamolo ai nostri microfoni. Maurizio Cevenini, consigliere regionale del PD, i ticket sulla sanità, cosa ne pensa di questa disparità tra coppie sposate e coppie di fatto? Ma intanto un intervento doloroso naturalmente in generale per i cittadini e le famiglie. Questo tema delle famiglie, ogni volta che si affronta il tema del reddito pro capite, inevitabilmente porta a questa sostanziale discriminazione per l'istituto famiglia, perché non c'è la formula, non si è trovata la formula, e so che anche l'assessorato ha valutato tutte le possibilità per segnalare questo aspetto, e vale oggi e vale anche in generale per le famiglie numerose, e anche il Comune sta valutando tutte le opportunità che ci sono per il futuro. Purtroppo per i ticket funziona così e dobbiamo applicare la norma. Capitolo vitalizi per gli ex consiglieri regionali, ex assessori regionali. Oggi abbiamo letto sui quotidiani cifre in qualche caso decisamente alte. Lei è intervenuto oggi con un comunicato. Sì, mi hanno interpellato oggi dopo che ha parlato il presidente Richetti, fra l'altro condivido pienamente le sue dichiarazioni. Io sono entrato da un anno in Consiglio regionale e all'unanimità il Consiglio regionale ha abolito i vitalizi. Non lo ha fatto in forma retroattiva perché non ci sono le condizioni di legge. È inutile fare demagogia dicendo applichiamo retroattivamente e poi dopo alla fine basta un ricorso e dimostri di non conoscere le normative. Quelle erano scelte del passato, valutazioni che vanno fatte. Oggi naturalmente la politica, cercando di riprendersi un ruolo e una credibilità, sta cercando di togliere tanti privilegi. Cambiamo argomento, anche il Comune di San Lazzaro aderisce alla manifestazione che l'ANCI, l'Associazione Nazionale Comuni Italiani, ha indetto per lunedì 29 agosto contro le norme riguardanti i piccoli comuni e contro i tagli previsti dalla nuova manovra varata dal governo. Alla manifestazione, che si terrà a Milano, ci sarà l'assessore alla qualità del decentramento Giuseppe Merrone a rappresentare il Comune. Inoltre mercoledì 31 agosto il sindaco Marco Macciantelli parteciperà all'Assemblea regionale delle autonomie locali dell'Emilia-Romagna, promossa unitariamente dalla Regione e dalle associazioni degli enti locali. Ormai, ha dichiarato Macciantelli, la situazione è chiara. Da un lato ci sono il debito, i mercati, la BCE, il fardello delle mancate scelte del passato, l'affastellarsi di manovre tra tagli e decreti. Dall'altro le comunità locali, un pezzo rilevantissimo della produttività sociale del Paese, che dovrebbe essere posto nelle condizioni di dare il massimo. E invece siamo al rischio paralisi degli enti locali. Voltiamo decisamente pagina. Dopo il vero e proprio assedio del grande caldo che ha investito Bologna e la pianura, da domani arriverà un po' di refrigerio. Grazie ad una perturbazione di origine atlantica potremo finalmente tirare un sospiro di sollievo. Facciamo il punto delle previsioni nel servizio di Simona Iannessa. Da domani aria più fresca, venticello gradevole, clima tutto sommato più umano.
Se le previsioni dicono il vero, noi tutti speriamo di sì, già da domani dovrebbe arrivare un po' di sospiratissimo refrigerio. Tutto grazie ad un'onda depressionaria, ovvero una perturbazione atlantica che porterà piogge, temporali ed anche un po' di vento in tutto il nord Italia, tanto da far prevedere un'allerta della Protezione Civile già da stasera. A beneficiare di questa perturbazione naturalmente sarà anche l'Emilia Romagna, in particolare la zona del settore occidentale tra Parma e Piacenza, ma un po' di venticello e una temperatura più gradevole arriveranno anche a Bologna e in Riviera. Non aspettiamoci miracoli, però il termometro si intende non scenderà mai al di sotto dei 30 gradi e le massime si aggireranno intorno ai 34. La promessa dei meteorologi però è che non si andrà oltre, dunque venticello e temperature più basse dovrebbero garantire un clima sicuramente più vivibile. Domani il cielo si presenterà con qualche nuvola che tenderà a diradarsi nel pomeriggio, poi da dopodomani di nuovo sole e cielo terso fino ai primi giorni della settimana. Insomma, altro che scampolo d'estate, siamo ancora in tempo per concederci ancora qualche giorno di estate piena, meglio se con temperature più gradevoli. La cronaca: è stato iscritto nel registro degli indagati il medico che ha eseguito la biopsia sul 72enne deceduto all'ospedale Sant'Orsola di Bologna 2 giorni fa. L'ipotesi da subito formulata dal PM titolare dell'inchiesta, Lorenzo Gestri, era quella dell'omicidio colposo. L'iscrizione è anche un atto di garanzia nei confronti del medico. Il paziente, Giosuè Calabria, era morto mercoledì dopo aver eseguito una biopsia TAC guidata nel policlinico bolognese. I familiari avevano subito presentato una querela per chiedere che fossero accertate eventuali responsabilità mediche nel decesso. L'esame si era reso necessario per chiarire la natura di un nodulo posizionato nella parte posteriore dello sterno, ma subito dopo l'uomo aveva accusato un sanguinamento, forse sintomo della rottura di un importante vaso sanguigno, e successivamente era morto. Il Sant'Orsola ha spiegato che il decesso è stato determinato dall'insorgenza di complicanze a seguito di una procedura diagnostica invasiva, complicanze riportate dalla letteratura scientifica. L'azienda assicura disponibilità e collaborazione all'autorità giudiziaria, che ha avviato un'indagine in proposito. La direzione aziendale aveva infine espresso il proprio cordoglio alla famiglia. Noi adesso ci fermiamo, la pubblicità tra poco. Di nuovo in studio con ETG Bologna. Come sempre, prima di proseguire rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Non si giocherà la prima giornata del campionato di Serie A prevista per domani e domenica. L'ufficialità dello sciopero è arrivata oggi, una battaglia tutta interna tra società e calciatori che non piace ai cittadini. A ETG i commenti dei tifosi rossoblù. Esplode la polemica sui ticket sanitari in Emilia Romagna. I parametri della regione penalizzeranno le coppie sposate, che devono conteggiare l'intero reddito familiare, rispetto alle coppie di fatto, per le quali vale il reddito singolo. Critiche anche dal consigliere PD Maurizio Cevenini. Alle ore contate l'eccezionale ondata di caldo che da 10 giorni imperversa sulla nostra città. Da domani, dicono gli esperti, le temperature scenderanno di 7-8 gradi, collocandosi al di sotto dei 30. In arrivo una settimana soleggiata, ma dal clima gradevole. Indagato il medico che ha eseguito la biopsia sul 76enne deceduto 2 giorni fa al Policlinico Sant'Orsola. L'esame si era reso necessario per chiarire la natura di un nodulo, ma l'uomo aveva accusato sanguinamento e subito dopo era morto. Per la cultura è stata un'estate molto buona. L'assessore Alberto Ronchi si autopromuove e giudica positivamente la stagione che sta per finire. Nessun problema con i residenti e poche lamentele per la mancanza del concerto di Ferragosto, cancellato a causa della crisi. Cambiamo argomento dunque. Nuovi agenti di polizia penitenziaria in arrivo per il carcere minorile dell'Emilia Romagna. Ad annunciarlo è Giuseppe Centomani, che è dirigente del centro di giustizia minorile regionale. Un rifoltimento del personale di Via del Pratello a Bologna che per il dirigente segna un momento positivo. Entro l'autunno è previsto l'arrivo di un certo numero di agenti. Ce ne avevano promessi una decina, io mi accontenterei di 7-8. Questi si aggiungeranno ai 31 ora in servizio per vigilare su 24 minori detenuti, lavorando su 4 turni. Inoltre, ha detto Centomani, sempre dopo l'estate sarà conclusa la ristrutturazione dell'istituto, compresi gli spazi esterni, così i ragazzi avranno più possibilità. Ragazzi che in questi giorni all'interno del penitenziario hanno sofferto anche loro per l'emergenza caldo. Siamo andati, ha spiegato il dirigente, a recuperare tutti i ventilatori nei servizi di distretto. Lo abbiamo sentito poco fa
nel sommario, parlando di cultura, l'assessore comunale Alberto Ronchi è soddisfatto del lavoro fatto quest'estate per la rassegna culturale bolognese. Nessun problema se non c'è stato il concerto di Ferragosto, ha detto nessuno se n'è accorto, ha detto appunto Ronchi, che poi ha annunciato un giro di vite per quanto riguarda i finanziamenti. Vediamo. Quasi al termine della prima stagione estiva come assessore comunale alla cultura, Alberto Ronchi si esalta e promuove le scelte fatte dall'amministrazione. È stata una buona estate, ha detto Ronchi, nonostante ci fosse qualche scetticismo. Un'estate normale, si sono rispettati gli orari, non ci sono stati problemi tra i residenti e chi faceva gli spettacoli. Negli scorsi anni c'erano state polemiche, mentre ora registriamo che finalmente quella fase è conclusa. Positiva anche la scelta, secondo Ronchi, di non fare il concerto in piazza per Ferragosto. Nessuno se n'è accorto, ha sentenziato. In un periodo di oggettiva difficoltà economica non era il caso di spendere 50.000 euro per un'iniziativa che non ha nessun particolare significato, se non che era una tradizione. Un'amministrazione deve essere consapevole di fronte ai cittadini di quello che si può e di quello che non si può fare, ha precisato l'assessore alla cultura, che poi ha annunciato un giro di vite per le spese future. La crisi economica infatti può essere un'occasione per fare scelte ben precise, ha dichiarato. È finito il tempo dei finanziamenti dati un po' a tutti, occorrono decisioni economiche precise e dovremo fare ulteriori tagli. Un settore da riorganizzare è quello delle biblioteche comunali, la parte più consistente del bilancio della cultura. Ci fermiamo, un'altra breve pausa pubblicitaria, tra poco. Ancora in studio con ETG Bologna, non ci sono notizie dell'ultima ora, allora rivediamo i principali argomenti del nostro telegiornale. Non si giocherà la prima giornata del campionato di Serie A prevista per domani e domenica. L'ufficialità dello sciopero è arrivata oggi, una battaglia tutta interna tra società e calciatori che non piace ai cittadini. A ETG i commenti dei tifosi rossoblù. Esplode la polemica sui ticket sanitari in Emilia-Romagna, i parametri della regione penalizzeranno le coppie sposate che devono conteggiare l'intero reddito familiare rispetto alle coppie di fatto per le quali vale il reddito singolo, critiche anche dal consigliere PD Maurizio Cevenini. Alle ore contate l'eccezionale ondata di caldo che da 10 giorni perversa sulla nostra città, da domani dicono gli esperti le temperature scenderanno di 7-8 gradi collocandosi al di sotto dei 30, in arrivo una settimana soleggiata ma dal clima gradevole. Indagato il medico che ha eseguito la biopsia sul 76enne deceduto 2 giorni fa al Policlinico Sant'Orsola, l'esame si era reso necessario per chiarire la natura di un nodulo, ma l'uomo aveva accusato sanguinamento e subito dopo era morto. Per la cultura è stata un'estate molto buona, l'assessore Alberto Ronchi si autopromuove e giudica positivamente la stagione che sta per finire. Nessun problema con i residenti e poche lamentele per la mancanza del concerto di Ferragosto, cancellato a causa della crisi. Con questo è davvero tutto, il nostro telegiornale si chiude qui, grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.